Ecco, ci troviamo a Torricella Peligna davanti alla casa costruita dal padre di John Fante, Nicola Fante, che appunto prima di emigrare, quando era a Torricella Peligna, faceva il muratore. Poi nel 1901 approda a Ellis Island, quindi negli Stati Uniti, per poi emigrare in California, dove è nato John Fante. Questa è una betoniera che abbiamo messo qui davanti alla Mediateca John Fante proprio perché rappresenta in qualche modo John Fante. È anche uno dei simboli del nostro festival, perché nell'opera di John Fante la betoniera è lo strumento del muratore, e il muratore era proprio il padre di John Fante. In qualche modo rappresenta la parte italiana, quindi l'abbiamo messa qui, circondato da questi graffiti che alludono a Nick Fante e alla Confraternita dell'Uva, un romanzo in cui John Fante parla del rapporto tra padre e figlio. Siamo nella Mediateca John Fante, che è stata inaugurata dal Comune di Torricella Peligna nel 2009. Proprio nell'anno del centenario della nascita di John Fante. Se negli Stati Uniti c'è Los Angeles, dove troviamo un archivio John Fante all'interno della UCLA, in Europa c'è Torricella Peligna, la Mediateca, dove troviamo i libri di Fante in italiano, moltissimi saggi dedicati a questi autori, ma anche, per esempio, una macchina da scrivere proprio di John Fante stesso, la Underwood, che ci è stata regalata dalla famiglia di Fante. Il nostro è un festival che si tiene ogni anno a fine agosto, che vuole ripercorrere la biografia e l'opera di Fante, ma in qualche modo anche parlare di temi che sono correlati a questo scrittore e alla sua opera. C'è un premio letterario dedicato alle opere prime, proprio perché vogliamo omaggiare quella che è una delle figure fantiane più belle, che piace di più ai lettori, che è appunto Arturo Bandini, un giovane scrittore che appunto vuole pubblicare a tutti i costi il suo primo romanzo. Quindi un premio che vuole in qualche modo aiutare gli esordienti ad affermarsi nel panorama nazionale.